Buonasera, buonasera. Un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo. Siamo arrivati al capolinea, ovviamente, di questa terza ed ultima tappa di Amici del Faro Festival. Quindi io farei un applauso, ovviamente. E anche quest'oggi ho avuto fortemente una presenza che a me è molto vicina, perché lui si occupa anche di quello che è la cronaca, ovviamente, a carattere giornalistico. E allora io direi, prima di mandare al nostro regista, di mandare un attimino quello che è Sinapsi News e poi vi presento il giurato. Vediamo. E abbiamo in rappresentanza del Sinapsi News il nostro Massimo Pacilio. Un piacere veramente stare qua. Prego. Con te. Allora, io ti ho voluto fortemente perché? Perché al di là del fatto che noi collaboriamo in quello che è anche la mia trasmissione underground e tu mi curi tutto quello che è riprese, montaggio e regia con Videoline, ovviamente, sì. Ma è nato Sinapsi News. Sì. Videoline, diciamo che è nato proprio solo uno scherzo, un gioco, poi si è fatto serio, ci siamo attrezzati con un'attrezzatura professionale, i miei figli hanno un ufficio di comunicazione, sì. Sinapsi Labs, abbiamo costituito una redazione e adesso si chiama Sinapsi News, registrato al Tribunale di Napoli. Che poi ovviamente questo è il nostro augurio, che poi ci sarà anche una presentazione dove io mi pregio ovviamente di essere presente. Sì, prossimamente ci sarà una presentazione proprio nella sede di Sinapsi Labs, che è a Portici, diciamo che lanciamo il giornale online. Assolutamente. Allora Massimo, un in bocca al lupo particolare a tutti gli artisti che tra breve si esibiranno su questo palco. Sicuramente faccio un in bocca al lupo a tutti e che venga il migliore. Certo, grazie al nostro Massimo Pacilio. E poi